Federico Melchiorri, match winner della partita odierna contro il Venezia. Dopo le prime partite un po' difficili, arriva lo sblocco e la gioia del gol. Sì, sicuramente è stato un inizio di campionato un po' così così, però ora abbiamo trovato il giusto feeling, le giuste distanze tra i reparti e il risultato si è visto, la squadra ha avuto la giusta cattiveria, la giusta forza di prendere il risultato, ora dobbiamo continuare. Federico, tu hai le spalle larghe, la tua carriera te la sei costruita attraverso sacrifici, attraverso lavoro costante, quotidiano. Hai realizzato gol importanti in platee importanti come San Siro. Quindi, cosa ti senti di consigliare ai tanti giovani di qualità che ha il Perugia, che per citare De Gregori hanno un po' le spalle strette, ma che si faranno, come Dragomir, come Kingsley, come lo stesso Kwan, oggi è entrato molto bene in partita? Ah, sì, sicuramente tutti quanti sono entrati molto bene. La dimostrazione che si entra così bene è che tutti quanti riusciamo a mettere un po' di cattiveria in più. Se si riesce a fare una diagonale, un recupero palla anche da noi attaccanti, vuol dire che i centrocampisti e la difesa ci stanno aiutando bene. I consigli che posso dare è che bisogna mettere a prescindere sempre questa cattiveria che tutti oggi abbiamo messo in campo. Quando si mette quella lì, si riesce a fare le cose che uno ha provato, che uno ha. Poi questi giovani che abbiamo noi, che hanno anche grande qualità, hanno la possibilità di dire la loro nel calcio italiano e glielo auguro con tutto il cuore. Qualcosa di cambiato sicuramente nell'assetto offensivo, forse l'avete preparato in settimana, che possiamo definire solo che positivo. Sì, sicuramente abbiamo cambiato modulo. Mister pensa che così riusciamo a sfruttare meglio le nostre potenzialità. Ci siamo riusciti, siamo trovati molto bene e ora dobbiamo continuare, naturalmente, non bisogna fermarsi, anzi, ora che abbiamo trovato questo modo di giocare, dobbiamo migliorarlo assolutamente. È stato un gol corale, un gol di squadra. Vido ha recuperato un pallone, Mustacchio ha fatto un ottimo movimento, tu ti sei inserito, hai lasciato partire questo fendente che non ha lasciato spazio al povero vicario. Ecco, questo modulo forse, come dicevi giustamente tu, sfrutta meglio le caratteristiche dell'attacco del Perugia, un attacco che basa su calciatori di movimento rapidi ad inserirsi negli spazi. Pensi che possa essere questa la strada da seguire rispetto al 3-5-2 che vede forse maggiori cross dall'esterno? Per il momento abbiamo trovato questo modulo, sembra che funzioni, sicuramente per noi attaccanti, per me, per Mustacchio, ecco, queste nostre caratteristiche ci troviamo molto meglio perché dare profondità, magari cercare di allungare la squadra avversaria è più nelle nostre corde, ora lavoriamo e cerchiamo di farlo nostro. Grazie Federico. Grazie a voi, arrivederci.